significa che il problema di cui si parla evidentemente è sentito. Io vorrei iniziare con una premessa, senza rischiare di essere frainteso. La premessa è questa: il fatto di cui stiamo parlando nello specifico, che è uno dei mille fatti che sono successi in Italia negli ultimi anni di tentativo di riabilitazione del fascismo, sono state titolate strade e vie, Nicola Pende per esempio è endocrinologo che ha scritto il manifesto della razza, è stata dedicata una piazza a tal prefetto Letta che aveva mantenuto i rapporti con Domini, l'assassino di Matteotti e Mussolini. È stato fatto, come sapete, un mausoleo a Graziani, criminale di guerra e punta di diamante della Repubblica Slovacca. Quindi c'è tutto un tentativo di, come dire, normalizzare la situazione nel senso di una sorta di equiparazione tra il fascismo e l'antifascismo. Ecco, questi episodi qua, anche questi di Forza Nuova, di Cuore Nero, di Fiamma Tricolore, di Casa Pound e via discorrendo, sono, come dire, la punta di un iceberg. Certamente una cosa importante, certamente una cosa da contrastare e da segnalare, perché se non lo si fa si crea la convinzione che tutto sommato tutto ciò sia normale, che forse anche il fascismo, con tutti i luoghi comuni che sono stati fatti circolare in questi anni, era una dittatura blanda, in fondo gli italiani brava gente, e via discorrendo. Qual è la parte sommersa dell'iceberg rispetto alla quale costoro, come dire, fanno da apripista? E sono i milioni di italiani, che non hanno fatto i conti con il fascismo e con la nostra precisa responsabilità per questa cosa orribile che noi italiani abbiamo creato. Il fascismo è stato, sapete, un fenomeno di massa. Girarono delle parole d'ordine come obbedienza pronta, cieca e assoluta, che invece di far seppellire sotto un cumulo di risate chi le lanciava, e venivano applaudite. Credere, obbedire e combattere. E molti italiani applaudivano, essendo trattati neanche come sudditi, ma come canta combattimento. Allora, gli italiani hanno avuto delle responsabilità enormi nel coltivare, nel far crescere questo mostro, che poi ne hanno di altri, ma è partito tutto da noi. Si è poi arrivati a una stima di circa 80 milioni di morti dalla Seconda Guerra Mondiale, ma tutto è partito dalla piccola Italia. Perché? Perché il fascismo, ripeto, è stato un fenomeno di massa.